ragazzi. Le sue impressioni? Le mie impressioni. E di chi? Mi ha fatto un ottimo primo tempo. A livello di gioco, abbiamo tenuto sempre il pallino noi. Poi abbiamo fatto una sbavatura e abbiamo preso gol. Però la squadra del primo tempo mi è piaciuta tanto. Poi secondo tempo ci siamo truncati, un po' più stanchi. Anche se alla fine credo che si è visto che abbiamo sempre tenuto il pallino noi, anche il secondo tempo. La squadra mi è piaciuta come personalità, come tutto. Anche ha messo tanto cuore, perché fare, arrivare ai tempi supplementari in questo periodo è duro. Però ho visto una buonissima squadra oggi. È un approccio primo, con la serie di Vera, questo forse. Sì, è un approccio importante, infatti abbiamo lavorato bene in settimana, la squadra cerca di fare tutto quello che abbiamo provato e ci è venuta anche poi una buona partita. Normale che abbiamo incontrato una pari categoria e la mia squadra si è calata nei panni con la personalità, quindi abbiamo affrontato sì a viso aperto, però sempre molto attenti, molto accorti, insomma una squadra che era sempre corta nei riparti. C'è scritto sul posto. Una buonissima partita, un buon test. Soddisfatto del lavoro di Farcinelli e Rabovic? Come coppia? No, hanno fatto delle cose discrete, è normale che devono migliorare. Giocano da poco tempo insieme, poi giocare a due, più giocano più trovano affidamento, è normale questo. Giacomazzi è arrivato da poco, che del prete, che era la prima, diciamo, ufficiale. Ma guarda, io non mi soffermerei sui singoli, penso che tutta la squadra ha girato bene, più tocchi meno, ma hanno fatto tutti una grandissima prova, dai. Giacomazzi l'ho provato anche perché si è fermato, abbiamo tenuto riposo Rossi per un problemino muscolare, ma niente di che, non abbiamo rischiato, quindi è l'unico che poteva giocare lì in mezzo. Ho voluto provarlo e un ragazzo mi ha risposto, il ragazzo, chiamiamolo ragazzo perché ha tenuto tutta la partita, quindi è andato bene, questo ha giocato ad alti livelli, normale si è gestito benissimo e ha fatto anche una buona, ha dato un grosso contributo a questa partita. Cosa c'è da migliorare per venerdì? Su quale? Ma guarda, migliorare, innanzitutto dobbiamo riprendere un po' di energia, perché questa partita ci ha tolto tante energie, quindi riprenderemo lunedì, ma sarà un lunedì molto blando, anche perché giocheremo venerdì, quindi è un problema. E dobbiamo stare attenti questa settimana ai carichi di lavoro, e poi è normale che bisogna migliorarsi sempre, dai, è normale questo, è normale l'affiatamento delle punte, anche diciamo falsi che un pochino andava a oscurare la punta perché si alzava molto, però è da comprendere, lui è un esterno alto, quindi è portato ad attaccare, insomma tante piccole cose e poi in settimana cercheremo di migliorare, ma questo più giochi e più migliori. Senti, io sto ancora a generare per il campionato e fatto delle scelte, per te in quella posizione è la scelta. Ma Taddei era la prima posizione, la scelta, per il momento sto vedendo lui e mi sa, penso che oggi abbia fatto una prima partita, quindi. Ma poi abbiamo anche Fossati che sta giocando a mezzana, ma anche lui può giocare davanti alla difesa, abbiamo Filippo che adesso sta tirando un po'. Diciamo, però venerdì c'è Bologna, quindi questa è una prova generale. Ma questa è una prova generale. Venerdì sarebbe strano. No, cambiare, ma non c'entra, bisogna vedere quanti riescono acciaccati perché la partita è stata lunga. Di solito quando ci incontriamo il martedì, in questo caso lunedì, c'è sempre qualcuno che ha qualche problema muscolare. Quindi dobbiamo valutare un po' tutto, poi alla fine tireremo le somme come abbiamo sempre fatto. Lo Spezia cosa le è sembrato? A un certo punto sembrava avesse la partita in mano nel secondo tempo, diciamo, cioè col vantaggio, e poi l'errore di San Marco sul fuorigioco praticamente ha consentito il pareggio e lì c'è stata tutta un'altra partita poi. Ma sì, poi noi ci siamo un po' verbalizzati perché sai quando fai gol in casa ci abbiamo creduto di più forse. Lo Spezia ha visto una squadra molto quadrata, forse un po' scolastica, ma molto quadrata in questo periodo, però è normale che siamo all'inizio, quindi molti meccanismi si vedono ancora poco, però
credo che è una cosa importante, giocatori importanti, credo che sarà una delle, di quelle squadre che cercano di arrivare alla promozione. E invece il vostro obiettivo è dare un po' mossi? Ma noi per la prima parte di campionato vorremmo conoscere bene questo campionato, visto che siamo tutti alle soglie, quindi... E poi vediamo, noi viviamo la giornata, quindi non possiamo fare programmi importanti. È normale che ci vogliamo divertire il nostro pubblico e sicuramente vogliamo tenere la categoria. Poi è normale che se riusciamo a fare qualcosa di importante, di molto importante, ce la giochiamo fino in fondo. Parlato dei maturi, cioè Giacomo Marzi, Taddei, abbiamo visto però anche dei giovani estremamente in gamba, Ferri, Parigini. Ma abbiamo tanti, abbiamo Lobotto la settimana scorsa che ha fatto una buona partita, cioè abbiamo Fazzi che è un 95, non ci dimentichiamo, ha fatto una buona partita. Sono giovani interessanti che sicuramente con questa squadra, con i vecchi, che danno esempio, perché vedere Comotto oggi per tanti minuti è un esempio per loro, li aiuta a crescere anche in fretta, visto che stiamo parlando di Parigini del 96 e un Fazio 95. Parigini ha fatto un gol da campione però. Sì, lui ce l'ha questi colpi, anche lui si sta sacrificando tanto, visto che è più un esterno, quindi, però quando entra sta dando un grosso contributo. Cosa manca dal mercato? No, basta, guarda il mercato, per favore, basta. Lo sappiamo tutti cosa manca, è normale che manca per completare la rosa in alcune zone, quindi basta sempre parlare di questo mercato, per favore. Prendiamoci questa bella vittoria, che secondo me è stata una bellissima vittoria, con una grande squadra, e quindi prepariamoci alle soglie, vero, quello del campionato. No, l'ultimo perché c'è il bello dello Spezia che devono andare. No, la squadra insomma sembra già avere una sua identità nonostante siano arrivati a rate, diciamo, i giocatori. Il prossimo step che ti aspetti qual è? Ma come hai detto tu, si stanno trovando bene, oggi si sono trovati abbastanza bene, quindi questo è molto importante. È normale che dobbiamo essere più incisivi sotto conto, quindi. Anche perché abbiamo visto la Serie B, se questa un'occasione, un gol, quindi dobbiamo sfruttare quello che ci capita. Oggi abbiamo fatto una grande mole di gioco, però alla fine sta riperdendo la partita, quindi è normale che dobbiamo migliorare questo. Grazie, che viene il mister. Grazie mister.